Ben ritrovati, eccoci ancora una volta qua con i bijou di Rick sul nostro canale, con Mary e con Rick. Oh, siamo pronti per una nuova lavorazione, questa volta è un tutorial semplice, come ultimamente insomma li stiamo facendo, è alla portata di tutti e vi faccio vedere. I protagonisti sono questi fiori per decorazioni, li abbiamo presi nel reparto del Mauris. Sono decorazioni magnetiche, fanno parte anche come fermatende. Sono molto carini, ne erano 6, noi adesso ne utilizzeremo 4 e le altre 2 abbiamo intenzione poi di farci qualche altra cosa. Sono di un colore giallo, un giallo oro, li alterneremo con queste perle, queste perline. Color è un giallo con sfumature dell'aranciato. Le uniremo insieme con il solito filo che utilizziamo e poi andremo a congiungere il tutto con queste catene. Vedete, adesso stiamo facendo il solito lavoro di congiunzione appunto con il filo e la perlina per creare poi un aggancio tra i fiori, tra i vari fiori. Allora vi faccio vedere, allora qua dietro, non so se riesce a vedere, c'è un buco e praticamente riusciremo a infilare il filo di ferro lì e fare sì appunto che si uniscano i 4 fiori tra di loro. Vedete, la prima congiunzione è stata fatta, il procedimento ve l'ho spiegato prima. Stiamo mettendo le perle nel filo di ferro. E poi ognuna viene separata con una mini perlina, questa, che appunto funge da separatore. Le attrezzature sono semplici e sono solamente 2 pinze. Una per stringere, l'altra, Rick, per stringere. Entrambi per stringere, però sono diverse. Perché sono diverse? Io le vedo uguali. Te l'ho detto che i nostri sono dei video tutorial un pochino strambi. Forse cambia il colore, una è gialla e una è rossa. Sono delle pinze romaniste. Intanto colgo l'occasione per tutti coloro di salutare tutti coloro che si sono da poco iscritti al nostro canale. Piano piano stiamo crescendo e la cosa ci fa veramente piacere. Oh, allora svegliamo, questa è per tagliare, un significato ce l'aveva, non era solamente il colore, e le altre sono per stringere. E in questo istante stiamo infatti stringendo la congiunzione tra i vari fiori. Poi sotto faremo un gioco praticamente tra una congiunzione e l'altra. Faremo questo gioco qua, adesso ve lo spiego. Poi una volta montato sarà tutto in un'altra versione. Ecco qui, quindi sotto andremo a mettere un pezzo di catena. Adesso giriamo tutto, altrimenti Rick si confonde.
Oh, vedete, adesso abbiamo messo metà dell'opera sul collo e lavorando sul collo si lavora, questo ve lo consigliamo, ma molto molto meglio. Perché? Perché ci si accorge di qualche piccolo errore. E infatti questo noi potevamo anche nascondervelo, invece abbiamo preferito così, proprio perché altrimenti che tutorial sarebbe? Insomma, svegliamo anche i trucchi del mestiere, no? Allora, praticamente ce ne siamo accorti che non ci piace questo gioco. Ci sono questi due fiori laterali che andrebbero a finire un pochino troppo in alto. E allora abbiamo scelto questa versione, praticamente abbiamo optato per lasciare solo due perline anziché tre, e quindi si creerebbe meno spazio e il fiore laterale scenderebbe un pochino, e quindi la cosa è più carina. Non è che sia male così, che cosa ne pensate? Però magari con questa piccola modifica possiamo migliorare il tutto. In questo step stiamo aggiungendo il pezzo di catena, della catenella, sotto, come appunto vi avevo accennato. Questo attacco è provvisorio. Ecco, vedete? Inizialmente avevo detto che l'avremmo messa anche ai laterali, poi ecco anche ai laterali, poi insomma abbiamo cambiato idea. Vedo Rick indeciso, chissà che non cambi idea anche in questo. Ci vorrebbe un tasto per collegarci in diretta e magari ci date qualche consiglio subito. E dunque siamo arrivati al rush finale, eccola qui, la nostra collana è pronta, prontissima, è stata terminata. È una collana che si può realizzare in un battibaleno, quindi si fa subito. Abbiamo impiegato 2 ore circa, proprio andando con precisione a rilento. E niente, vi ricordo che abbiamo utilizzato pochissimi materiali, qualche perlina e le catene, questa per fare questo gioco e quella del terminale, entrambe color oro e sfaccettate. E protagonisti sono i fiori, che lo ricordiamo erano un fermatenda, il loro uso originale sarebbe stato appunto quello. E niente, noi vi ringraziamo anche per questa volta dell'attenzione, mi raccomando iscrivetevi al nostro canale se ancora non lo avete fatto, mettete un like, lasciate un commento e ci risentiamo alla prossima. Bye bye da Mary e da Rick.